Punto, caro Antonio, a parte studiare sempre, marea di libri sulla crisi, l'informatizzazione, la società terziaria, la società post-industriale, erano questi i libri di quell'epoca. Mi ricordo un libro di De Masi sulla società post-industriale di metà degli anni 80. Ricominciai a leggere sul Sud, da ormai maturo, mi sai che diverso è leggere a 15 anni, diverso è studiare a 30, a 35 anni. A un certo punto, Antonio, nella fine dell'88 ho preso una folle decisione romantica. Ho detto devo tornare nel sud del sud. Allora dico io, è stata utile l'esperienza di 15 anni a Roma che mi ha anche addestrato. È stata formidabile la mia nascita abruzzese e molisana che mi ha dato il cuore. Adesso se io devo dare una mano all'intero sud, a tutte le sorelle che sono 8 regioni, forse devo fare un'esperienza nel sud del sud che è la Sicilia, la regione più aspra, più complessa, più contraddittoria, ma anche un laboratorio infinito. Insomma, tutti ricordiamo che i fasci siciliani, che era un movimento di massa di lavoratori e contadini nati in Sicilia, e da lì nacque il socialismo, il movimento delle campagne della terra degli anni 40, ebbe lì un'espressione più forte. Perfino le cose contraddittorie, l'appoggio anche in parte popolare a Garibaldi fu una cosa siciliana, Sì. per amore per la loro autonomia, commettendo forse un errore. Ecco. E a questo punto ho approfittato di un'opportunità sindacale per andare alla fine dell'88 in Sicilia. Ecco, in Sicilia, la fine del 1988, il 1989, il 90 era già la crisi della Prima Repubblica, perché la svolta era avvenuta nell'86 con il maxi processo, quando per la prima volta la mafia come organizzazione unitaria, Cosa Nostra come organizzazione unitaria, fu processata. E lì contò il genio di Falcone. Ho avuto l'onore che un po' gli sono stato amico, ecco, non pretendo. A quel punto in Sicilia, a Palermo, esplose un movimento di massa di rivolta civile contro i vecchi apparati politici, contro l'insediamento della mafia nella politica, contro il connubio tra mafia, massoneria, cattiva politica e corruzione pubblica amministrativa. Un grande movimento di massa. Cioè non è che è nato spontaneo, c'era qualche movimento alle spalle, non lo so, o spontaneamente è nato questo. No, ma spontaneo. Lì, secondo me, è stato determinante il trauma dei grandi assassini, Sì. soprattutto l'assassinio dell'80 di Mattarella, poi di Pio La Torre, segretario del PC, Mattarella presidente della regione, Moroteo, Sì. persona di grande rango morale, l'assassinio tremendo di Dalla Chiesa e la sua giovane, sposa. Questo, e poi il maxi processo, la svolta è stato Falcone, se posso dirlo così, insomma, oltre Borsellino, gli altri, il pool antimafia, Peppino Di Lello, abruzzese dolcissimo, di grande valore. Dopodiché lì emerse anche una nuova generazione, diciamo la generazione sessantottina buona, tipo Orlando andò al potere come sindaco di Palermo. E lì ci fu una marea di associazioni, anche il coordinamento antimafia, ci fu il ruolo di padre Ennio Pintacuda, mio amico, grande gesuita, un grande rivoluzionario, insomma, se posso usare un termine Ecco, improprio. nacque attorno a Pintacuda un Sì, laboratorio che poi portò politico. a costruzione della Libera Università della Politica, esiste ancora e quest'anno farà il decimo stage e ci saremo insieme, anche Sì, De sì, sì. Santis, Pino Fino ad aprile Aprile, Antonio Antonio Ciano, Ciana, sì. quindi Il siamo qua, vedi? primo settembre. Sì. Ecco, qui è stato il periodo della lotta antimafia, della lotta per costruire una nuova politica. Ecco, io lì anche Antonio mi sono trovato per ingenuità in prima linea, non so se è scorretto dirlo, ma un po' di delinquente l'ho mandato in In galera. Non mi galera. pento per Ma tu sei niente. stato scortato per sei Ah, anni, per 6 anni, se sì, non ho avuto erro, il sì. taxi gratis per 6 anni perché pare che mi dovessero sparare. Falcone mi ha detto: Peppino, ci sei o ci fai? Peppino, dico: no, no, dico, dottore Falcone, è lei che deve stare attento. E io dico: non è che faccio le lotte dirette ai mafiosi. Dico, ecco, insomma, assaggiai un po' di intimidazione, va? Perché scommettevano quando mi cacciavano a pedate e mi rimandavano a Roma, ecco.
Ecco, ma io a un presidente che poi è crollato dolorosamente, gli ho detto: Presidente, voi crollerete, voi pagherete anche gli errori degli altri. L'umile contadino De Santis ci metterà i piedi qui, come è abruzzese molisano e partenopeo, perché io sono di cultura partenopea profonda, vedete, Toto De Curtis è come mio padre, Sì. così Edoardo De Filippo, per capire come mi sono formato da me. Dico, la Roma l'ho imparata, mi faccio anche siciliano con moglie e figli e combatterò per liberare la Sicilia e il Sud. Voglio tornare da anziano a Piazza Navona, come siete, liberando le cose. Ho avuto questo sogno folle. Ecco, poi è nata la rete, io ho dato una mano. Il movimento della rete con Luca Orlando arrivò a 300.000 voti. A Adesso io. Leo Luca Orlando, però quello che ho capito io non era un No, federalista. è stato un populista che ha fatto anche cose belle, ma un Sì. populista di sinistra, sinistrorso, perché non crede nella democrazia, nell'organizzazione, e poi andò, è troppo nata a pane guadagnato, mi sa. Professore universitario troppo giovane, mentre io ho dovuto fare il contadino fino a 20 anni, fa subito il giornalista, mi segui? Beh, Per era ben sopravvivere e poi lavorare. inserito in E quell'apparato, quindi quindi. non amano il popolo, non lo conoscono, mi segui, uno deve essere del popolo. E nonostante questo movimento fu bellissimo, io sognai allora, io ho sempre fatto un po' lo stratega, diciamo così, ma piace pensare ogni tanto, il contadino che pensa, zappa e pensiero. E io ho Ah, i detto. contadini sono così. Sì, zappa Dicevano dalle mie e parti, come dalle tue, penso, che hanno il cervello fino, gli scarponi, ma il È cervello così, fino, sì, è così. ecco. Loro non lo sanno, ma i contadini sì. E io ho detto, allora trasformiamo la rete orlandiana in un primo partito federalista, rinnovatore. Poi lo facciamo in Puglia, dove il movimento era nato, in Calabria. Antonio, questa cosa nacque prima che nascesse esplodesse la Lega Nord. Ti immagini se Sì. Luca Orlando, invece di fare il populista, lo dico con rispetto, Sì. lo considero anche un vecchio amico, Avesse abbracciato avesse la fatto il causa leader sul meridionale, serio, sì. lo vedi? Quante occasioni. Allora, la sinistra non ce la faceva più. Il movimento orlandiano e antimafia non fu, cioè, fece una, fu importante come destruenza, come distruttore, ma non costruì. Perché per reggere la democrazia deve essere organizzata. Sì. Deve avere. E quindi questa cosa mi portò molto dolore. Allora, nel 94, con padre Ennio Pintacuta, cominciamo a fare la Libera Università come scuola strategica. Ma sempre a È Filaga. sempre a Filaca, in un altopiano di Priz sulle montagne palermitane, dove nel 94, caro Antonio, per la prima volta mettemmo come tema federalismo, sviluppo produttivo e il tema euromediterraneo, mi sa, oltre alla legalità. Ecco, questa fu la svolta della scuola filaghiana, da cui vennero molte cose belle, penso. Nel 94, sempre frattanto legge, ogni tanto mi metto a studiare come un pazzo, 100 libri, 200, 300. Ma chi stava attorno a sta libera università? Ah, c'erano persone, intanto parecchi giovani intellettuali bellissimi, sono diventati scrittori raffinati, giornalisti, giovani sindaci, ragazzi, tanti ragazzi, preti in gamba. E il movimento come dell'opinione pubblica, cioè non erano i politici, diciamo, di apparato, era l'opinione pubblica intermedia, anche capi popolo per Sì, bene, è era un stato un laboratorio laboratorio vero, della una società scuola popolare, civile, della esatto, società era civile, sì. proprio Libera Università della Puglia come scuola popolare, mi Era un segui? po' come il nostro centro culturale a Gaeta di Via Madonnella, È uguale. uguale, sì, Sì. perché eravamo più avanti per un verso, a volte non avevamo il cinismo per i passaggi elettorali, insomma il potere non l'abbiamo amato, ecco, questo forse è un difetto, perché a volte forse bisogna anche saperlo prendere il potere per governare, se no.